La Svizzera è un paese ricco di splendidi paesaggi naturali, ma è anche un paese in cui convivono lingue, culture e tradizioni diverse. Non da ultimo, la Svizzera è un paese che gode di un successo economico costante. Alla base di tutto ciò vi sono la pace e la sicurezza. La sicurezza non è però scontata né regalata. La Svizzera deve assicurare attivamente la propria sicurezza. La responsabilità per la sicurezza della Svizzera spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, in breve il DDPS. Circa 12.000 collaboratori si impegnano quotidianamente per la sicurezza. Il settore difesa è quello più ampio in seno al DDPS. L'esercito difende, fornisce appoggio alle autorità civili e promuove la pace in ambito internazionale. L'esercito combatte, protegge, aiuta, anche nella terza dimensione. L'esercito viene impiegato in situazioni straordinarie o per far fronte a degli eventi eccezionali, quando i mezzi civili non sono più sufficienti. L'esercito è la sola riserva strategica della Confederazione. Protegge popolo e paese. Esercito, sicurezza e libertà. L'esercito promuove anche lo sport di punta. Come atleta posso trarre immenso profitto da questo sostegno. Ho condizioni d'allenamento più professionali e ricevo anche un'indennità finanziaria. È la cosa migliore che mi potesse accadere per progredire nella mia carriera. Arma Swiss è il centro di competenza della Confederazione per l'acquisto di sistemi tecnologici complessi e per le tecnologie rilevanti in materia di sicurezza. La gamma degli acquisti spazia dal coltello da tasca militare fino ai velivoli moderni. L'esercito rappresenta il cliente e l'utente principale. Il Servizio delle Attività Informative della Confederazione, SIC, è uno degli strumenti di politica di sicurezza. Contribuisce a titolo preventivo alla protezione della Svizzera, della sua popolazione e delle strutture informatiche critiche dal terrorismo, dallo spionaggio, dalla diffusione delle armi di distruzione di massa e dall'estremismo violento. Il SIC valuta costantemente la situazione attuale, creando una base per il processo decisionale di Consiglio federale, Dipartimenti federali e Cantoni. Inondazioni, frane, terremoti, gravi incidenti stradali. Le catastrofi possono accadere in ogni momento. In questi casi sono in gioco vite umane. I partner della protezione della popolazione devono essere pronti all'impiego in qualsiasi momento. In Svizzera la protezione della popolazione è organizzata in maniera decentralizzata. I cantoni sono i principali responsabili. A livello federale l'ufficio della protezione della popolazione assicura il coordinamento ad esempio dei mezzi di comunicazione stabili per pompieri, polizia e protezione civile in caso di crisi. A questo proposito, il laboratorio di Spiez, che svolge anche mandati per l'ONU, è responsabile della protezione nucleare, biologica e chimica. La Centrale Nazionale d'Allarme è invece l'organo di intervento della Confederazione per la protezione della popolazione. In caso di eventi, siamo pronti a proteggervi 24 ore su 24. Per votre protezione. L'Ufficio federale dello sport promuove lo sport e i suoi valori. L'UFSPO svolge questo compito per tutti i gruppi d'età e di prestazione, oltre ogni barriera sociale e culturale. L'Ufficio federale dello sport è il centro di competenza della Confederazione per lo sport. Adesso è affiliata alla Scuola Universitaria Federale dello Sport di Macolin, con gli ambiti della formazione, della ricerca e delle scienze dello sport. Appartiene alla stessa scuola anche il centro di competenza sport dell'esercito, con lo sport di punta nella scuola reclute. Gioventù e Sport, anche chiamata GES, propone offerte per bambini e giovani in oltre 70 discipline sportive. Ogni anno oltre 700.000 partecipanti approfittano dei 55.000 corsi e campi del più grande programma di promozione dello sport della Confederazione.
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Il DDPS svolge molti compiti, per noi e per la nostra sicurezza. DDPS. Sicurezza, fiducia, affidabilità.